Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.30, anche oggi collegamento dalla Camera dei Deputati, quindi collegamento un pochino di fortuna. Spero tra l'altro che mi sentiate bene perché sono in una stanza dove molti parlamentari si ritrovano a lavorare diciamo nelle pause e quindi cerco di dare il meno fastidio possibile. Naturalmente, vi chiedo come al solito di condividere questa diretta pigiando sulla freccetta che vedete sotto il mio viso e naturalmente anche ricordo che il video di questa diretta resterà sulla pagina Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e anche su YouTube. Argomento di oggi, volevo parlare un po' di economia perché in queste ore stanno succedendo molte cose che sottolineano le differenze, le divisioni che ci sono all'interno della maggioranza che sostiene il governo. In particolare va sottolineato, e forse è una notizia che sfugge, diciamo così, ai meno esperti della materia, ma è molto rilevante, che Lega e 5 Stelle non riescono a trovare un accordo per la nomina dei nuovi vertici di Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti è un po' il braccio finanziario dello Stato in un certo senso, è la grande cassaforte che gestisce 250 miliardi di risparmio postale, è un po', diciamo così, il forziere dello Stato, soprattutto per ciò che attiene alle politiche industriali e appunto all'economia del nostro paese. E i vertici di Cassa Depositi e Prestiti sono scaduti già dal 30 giugno. Ora pare che appunto nella giornata di ieri si fosse trovato un accordo sostanzialmente sul presidente, sull'amministratore delegato, ma poi alla fine le cose siano saltate. Il meccanismo che si crea è sempre un po' lo stesso. Lega 5 Stelle non trovano un accordo, il ministro Tria prova a trovare delle soluzioni di buon senso, poiché le soluzioni di buon senso sono considerate di continuità, tanto dalla Lega che da 5 Stelle, alla fine gli dicono di no e quindi il povero Tria si trova in mezzo un po' come il vaso di coccio tra i vasi di ferro e però il paese resta immobile. E quindi questa divisione, diciamo questa cesura, questa separazione tra le due forze principali del governo è in realtà poi la si vede in molte altre cose, stanno facendo fatica a trovare i vertici della RAI perché poi appunto dalla Cassa Depositi e Prestiti discendono tutta una serie di altre partecipazioni, di altre cose. La RAI non è una partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, ma comunque dipende dal Ministero dell'Economia. Si parla di dover nominare un nuovo amministratore delegato delle Ferrovie. Tra l'altro ricordiamo che Ferrovie dello Stato ha fatto da poco una fusione con ANAS. E anche su questo tema c'è una totale divergenza di opinioni tra Lega e 5 Stelle, in particolare gli economisti della Lega stanno dicendo che questa fusione, che tra l'altro è già esecutiva, è già nei fatti, dovrebbe essere, come dire, bisognerebbe fare marcia indietro rispetto al matrimonio tra ANAS e Ferrovie dello Stato, che aveva una sua funzione strategica per creare un gigante delle infrastrutture, dei trasporti nel nostro paese. La Lega dice che ANAS e Ferrovie devono fare due mestieri diversi e oggi Toninelli, che è il ministro poi competente, perché poi i suoi sottosegretari dicono alcune cose e lui ne dice delle altre, Toninelli ha dato uno stop a questo progetto di separazione tra ANAS e Ferrovie che ieri era stato annunciato. Così come per esempio ce n'è un altro, sapete che uno dei cavalli di battaglia della Lega è quello della legittima difesa e quindi di rendere la legittima difesa più forte, non come reato, come ha detto Di Maio dando in televisione, dimostrando di non aver capito di che cosa stesse parlando, ma appunto c'è un progetto di Nicola Molteni, attuale sottosegretario agli interni, che nella scorsa legislatura era in Commissione Giustizia per rendere, diciamo così, coloro che usufruiscono, che esercitano legittima difesa, più tutelati da eventuali processi. E anche su questo oggi, dato che il ministro competente è un ministro di 5 Stelle, Bonafede, ha dato lo stop a questo progetto. Quindi devo dire che abbiamo visto già per tante divisioni nel governo. Ricordo per esempio sul cosiddetto decreto dignità c'è tutta la vicenda dei voucher, per cui Centinaio vuole i voucher e invece Di Maio non li vuole.
Adesso poi abbiamo visto sul CETA, sul protezionismo, quindi Di Maio dice non ratifichiamo il CETA, e Centinaio dice invece che il CETA forse non lo vuole ratificare, ma che i dazi che Di Maio vorrebbe non vanno bene. Insomma, non trovano l'accordo su nulla e su molte cose devo dire sono anche costretti a tornare indietro. Io faccio un esempio, voi ricorderete sicuramente tutta la vicenda della cosiddetta TAP, cioè la Trans Adriatic Pipeline. Di che cosa si tratta? La TAP è un gasdotto che arriva dall'Azerbaigian, tagliando la Turchia e poi l'Albania, arriva fino in Italia, sulle coste pugliesi, ed è un progetto molto importante perché ci aiuta a diversificare le nostre fonti di approvvigionamento dal punto di vista del gas. Con il gas si fanno molte cose, si riscaldano le nostre case, si produce energia elettrica e noi italiani prendiamo diciamo, il gas soprattutto da due fonti, in particolare dalla Russia. Arriva in Italia attraverso l'Ucraina, quindi un posto non particolarmente sicuro dal punto di vista geopolitico, oppure dal Nord Africa, dove pure ci sono delle belle questioni aperte. E quindi per evitare che improvvisamente noi si resti senza gas perché magari c'è una crisi dalla parte russa e dalla parte del Nord Africa, si era stabilito appunto di far arrivare il gas dall'Azerbaigian, quindi dall'Oriente. E però su questa questione della TAP ci sono state sempre molte discussioni, soprattutto in Puglia, specie per quanto riguarda l'approdo a Melendugno, a San Foca, che è il luogo individuato per l'arrivo di TAP. Ora, il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato contrario a TAP e in particolare la ministra Lezzi, ricordate quella dei condizionatori, che è la ministra del Sud e che è di Lecce. Era sempre stata fortemente contraria al progetto. Ora, in questi giorni c'è a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, il presidente della Repubblica Mattarella che ci è andato con il ministro degli esteri Moavero Milanesi. E lì si è confermato, lo ha fatto il presidente della Repubblica, ma poi lo ha fatto anche il ministro, diciamo con il conforto quindi del governo, e si è confermato che TAP è un progetto strategico e che quindi andrà in porto. Tra l'altro si sa che ci sarebbero anche delle grosse penali, si parla di 8 miliardi se noi volessimo tornare indietro. Devo dire che la notizia mi ha fatto particolarmente piacere perché a Baku, in Azerbaigian, c'ero stato io stesso pochi mesi fa, proprio a una conferenza di tutti i paesi che sono coinvolti in questo progetto e prima delle elezioni io avevo detto guardate, non temete perché l'Italia non si tirerà indietro, questo è un progetto strategico e chiunque vincerà le elezioni non potrà non riconoscere che si tratta di un progetto importantissimo per il paese, quindi non è una questione di partiti politici, è una questione di interesse nazionale. Avevo un po' bluffato, devo ammettere, ma mi ero detto alla fine prevarrà la ragionevolezza. E il fatto di aver sentito il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Esteri confermare che non si vuole tornare indietro è una cosa che mi ha, diciamo, abbastanza confortato. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi, sempre a proposito di Cassa Depositi e Prestiti, è quest'altra idea balzana, sempre del ministro Toninelli. Voi sapete che uno dei dossier che il governo ha in mano e che non hanno fatto un passo avanti da quando il governo è stato costituito è il dossier Alitalia. Alitalia ha un prestito ponte che tra poco scadrà, bisogna concludere la vendita entro la fine di ottobre e il governo non sa che pesci prendere. Ieri Toninelli viene fuori dicendo: Ah no, l'Italia deve tornare compagnia di bandiera, bisogna nazionalizzarla e al 51% deve diventare dello Stato praticamente. Ora, a parte che io penso che il contribuente italiano di soldi dentro l'Italia ne abbia messi già abbastanza e mi accontenterei, diciamo, non ne metterei degli altri. A parte il fatto che, come ha detto Carlo Calenda su Twitter, sarei molto interessato a capire quale investitore straniero o quale investitore in genere metterebbe i 49, comprerebbe il 49% di una compagnia il cui 51% è controllato da Toninelli, insomma non so se sarebbe un investimento molto buono, ma certo rinazionalizzare l'Italia, a parte il fatto che ci sarebbero probabilmente dei grossi problemi con l'Unione Europea, perché voi sapete che non ci possono essere aiuti di Stato.
ma poi uno dei rischi che si corre volendo utilizzare in particolare Cassa Depositi e Prestiti come lo strumento per, la per le rinazionalizzazioni, quindi utilizzare Cassa Depositi e Prestiti un po' come fosse l'IRI di un tempo, il rischio, come oggi sottolinea molto bene la stampa, è che l'Unione Europea potrebbe far rientrare Cassa Depositi e Prestiti dentro il perimetro dello Stato. In questo momento Cassa Depositi e Prestiti viene considerata un'entità privata, infatti non è posseduta al 100% dallo Stato e quindi sostanzialmente le sue operazioni non vengono contabilizzate nel bilancio pubblico, ma se così fosse, e l'acquisto dell'Italia potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, ci ritroveremmo a Cassa Depositi e Prestiti all'interno del perimetro delle finanze statali e quindi si dovrebbe ricalcolare il debito pubblico e appunto secondo alcuni calcoli questo aggraverebbe il nostro debito statale addirittura un centinaio di miliardi. Che si andrebbero ad aggiungere al nostro già ingente debito pubblico, quindi una cosa molto seria. Però anche qui, rispetto a tutto il lavoro che si è fatto in precedenza, lavorando con i possibili investitori, altre linee aeree come per esempio Lufthansa, EasyJet, che hanno fatto delle offerte, viene fuori questa invenzione estemporanea del nostro amico Toninelli che non sembra davvero la cosa migliore da fare. Nel frattempo sapete che uno degli nel modus operandi di questo governo ci sta di prendersela con i tecnici e con gli organi di controllo. È assolutamente un modo di fare inappropriato perché evidentemente dimostra anche un'arroganza, non si tollera l'idea che i numeri possano darti torto e, come ha detto molto bene Tito Boeri, i numeri non si fanno intimidire. Però certo, sappiamo che il governo se l'è presa con Boeri per i numeri del decreto cosiddetto dignità, che non è dignità, il decreto Di Maio, se l'è presa con la Ragioneria Generale dello Stato, ecco ieri se l'è presa con Confindustria, perché Confindustria è molto preoccupata, così come tutte le altre associazioni imprenditoriali, perché appunto questo decreto Di Maio, provocando degli irrigidimenti del mercato del lavoro, potrebbe ridurre l'occupazione. E c'è stata l'audizione di Marcella Panucci, che è il direttore generale di Confindustria, che ha sottolineato sempre questo rischio degli 8.000 posti di lavoro persi almeno. E ieri Di Maio se l'è presa moltissimo con Confindustria, appunto attaccandola in modo, come al solito, sguaiato. Però ecco, sembra che ogni qualvolta qualcuno prova a interloquire col manovratore viene fatto oggetto di strali di vario tipo. E un caso di cui non si sta parlando tanto, ma che invece a me preoccupa molto e vorrei informarvene, è quello che riguarda la Consob, che sapete è l'autorità nazionale per le società e la borsa, quindi è l'ente di garanzia, l'ente di controllo del mercato borsistico, del mercato quindi dei titoli, un'importantissima funzione, che è da poco presieduta da Mario Nava, che è un tecnico tra l'altro di provenienza europea, estremamente ben voluto, stimato da tutti. Si è considerata questa nomina, quando è stata fatta recentemente, una nomina di altissimo livello. E anche su Mario Nava, adesso Lega 5 Stelle hanno cominciato ad attaccarlo, dicendo che le procedure di nomina non erano adeguate o corrette. Molto strano, perché è chiaro che quando è stato nominato Nava tutti i controlli sono stati fatti, quella nomina ha superato il vaglio di una serie di uffici legislativi, ci mancherebbe. Ma il sospetto è che la Consob adesso diventi scomoda, perché come sapete quando venne fuori il contratto di governo, la prima bozza, e ci fu questo aumento dello spread che ci portiamo ancora avanti, ricordiamo che da quando in quel contratto si disse che le forze di governo non volevano restituire 200 miliardi di debito pubblico, il nostro spread è passato da 120-130 a 230 circa, 230 punti circa, che ci comporterà un esborso, si calcola, di circa 5 miliardi all'anno di maggiori interessi sul debito pubblico. E naturalmente da qualche parte fu sollevato il fatto che qualcuno potesse aver fatto dei soldi su questo aumento dello spread, cioè che questo annuncio così scellerato di non voler restituire il debito pubblico potesse essere arrivato alle orecchie di qualcuno che magari poteva aver fatto degli investimenti prevedendo questa eventualità, quindi che lo spread salisse.
di questo tipo di fenomeni di cosiddetto insider trading si occupa naturalmente Consob. Allora, devo dire che è molto sospetto il fatto che gli attacchi a Mario Nava, al presidente della Consob, arrivino proprio nel momento in cui Consob potrebbe, non so se lo sta facendo, ma potrebbe legittimamente andare a indagare su quelle questioni. Io non voglio trattenervi molto a lungo, anche perché, come ho detto, sono in una situazione un pochino di fortuna e quindi sono qui che sussurro, non so neanche bene se mi sentiate, spero di sì. Soltanto con un'ultima cosa, anzi forse due piccolissime. Una è che ieri sera ho avuto il grande onore di poter parlare in aula in ricordo di Nelson Mandela. Ieri erano 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela e il gruppo del Partito Democratico mi ha chiesto di intervenire su questa vicenda, cosa che ho fatto con davvero grande onore perché Nelson Mandela io credo che sia uno dei personaggi che più hanno ispirato la mia, diciamo, anche la mia passione politica, e quindi poterlo ricordare nell'aula di Montecitorio per me è stato un grandissimo onore. Ho parlato solo 1 minuto e mezzo, quindi fate in fretta a vedere il video, lo trovate su YouTube, lo trovate anche sulla mia pagina Facebook. E poi una nota di colore che però racconta molto anche di quello che stiamo vivendo in questo periodo. Oggi su Repubblica c'era un articolo di Tommaso Ciriaco, un bravissimo cronista parlamentare, che racconta di questa audizione che uno dei sottosegretari, anzi una viceministro in pectore, Laura Castelli, ha fatto ieri alla Commissione Bilancio, che è la commissione, diciamo, economica per eccellenza della Camera, dove per esempio c'è seduto Piercarlo Padoan, per darvi un'idea. E questa Castelli pare che ieri si sia trovata in una situazione imbarazzantissima perché gli economisti presenti, taluni sono professori universitari, le hanno posto delle domande e lei è apparsa completamente, come dire, inadeguata rispetto alle questioni che le venivano sollevate, cioè proprio non capiva. E la cosa è diventata imbarazzantissima perché lei era decisamente in affanno proprio perché dimostrava una incompetenza tecnica sulla materia. E la cosa sulla quale riflettevo è non tanto appunto il fatto che uno possa sapere o non sapere, però quello che io mi chiedo sempre, mi fa scervellare, è ma è possibile che non si sia, come dire, consapevoli dei propri limiti? E cioè, prima di farsi nominare sottosegretario, viceministro all'economia in uno dei paesi del G7, cioè uno dei paesi più importanti, più ricchi, più complicati al mondo, io penso che qualcuno dovrebbe avere come dire, la coscienza, no? Dei propri limiti, della propria ignoranza. E invece sembra che questa coscienza non ci sia e ci sia proprio una sorta di arroganza, come dire, ma io anche se le cose non le so, in fondo sono più furba degli altri e in qualche modo conto di fregarli, non so, conto di, li sottovaluto, sottovaluto le persone che mi trovo davanti perché riuscirò a cavarmela in qualche modo. E c'è sempre quel detto che dice che tu puoi fare, come dire, puoi fregare una persona molte volte o molte persone una volta, ma non puoi fregare molte persone molte volte. E questo è proprio il caso, insomma. Quindi io mi dico, ma ripeto, non è l'ignoranza, ma è l'arroganza dell'ignoranza, cioè dire ma io le cose non le so, ma vado a fare lo stesso il vice ministro dell'economia e in qualche modo troverò il modo di sfangarla. Senza poi pensare che si mettono a rischio invece gli interessi di 60 milioni di persone, di tutto un paese, di una comunità nazionale, di una comunità imprenditoriale, di una comunità di lavoratori, che dalle decisioni di queste persone dipende. E vi dico la verità, questa è una delle cose che mi preoccupano di più. Io ho sapete, una idiosincrasia per il Movimento 5 Stelle, proprio una lontananza siderale da loro. E questi aspetti proprio di attitudine psicologica, secondo me, sono tra le cose che mi preoccupano di più, perché dimostrano che abbiamo al volante di questo autobus, alla cloche di questo aereo sul quale i passeggeri siamo noi, dei piloti che non hanno la patente. Ecco, io mi fermo qui, vi chiedo come al solito di
condividere il video e ricordandovi che lo troverete comunque sulla pagina Facebook, su YouTube e sul sito ivanscalfarotto.it. L'appuntamento è domani da Milano, perché questo pomeriggio ritornerò a casa alle ore 17, quindi in orario un pochino più tardo rispetto al solito. Non ci vedremo alle 14.30 ma alle 17 di domani, venerdì 20 luglio. Nel frattempo vi auguro un'ottima serata e a domani. Ciao!